Nelle ultime settimane il Portogallo ha aperto le sue porte a 46 migranti salvati dall'Aquarius. 9 di loro, provenienti dalla Somalia, stanno vivendo in un centro d'accoglienza a Miranda do Corvo, un paesino alle porte di Coimbra. Ho deciso di venire qui in Portogallo, dichiara ai nostri microfoni un rifugiato. Conosco il Portogallo dai campionati europei di calcio del 2016, li ho seguiti. Mi piace il Portogallo, è un bel paese, spiega un altro ragazzo. C'è tutto qui, salute, cibo. Tutto è bello, questa casa è bella. Per un anno e mezzo questi 18enni somali saranno aiutati dalla fondazione ADFP in diversi settori, nel quadro di un accordo con il Servizio Immigrazione e Confini portoghese. Abbiamo un accordo con il Servizio Immigrazione e Confini attraverso il quale li aiutiamo finanziariamente. Inoltre li accompagniamo dal dottore ed eventualmente anche all'ospedale. Se hanno bisogno di andare a scuola, li aiutiamo anche in questo. Poi gli diamo una mano a cercare un lavoro, a integrarsi nel mondo del lavoro e della formazione. Questa fondazione ha già accolto decine di migranti. Alcuni di loro sono già autonomi, come Fawzi Rashid, un rifugiato curdo proveniente dalla Siria. Ho molti amici qui, conosco tutti e tutti conoscono me. Questa fondazione è la mia famiglia. Miranda do Corvo, nel centro del paese, ha già accolto 68 migranti, ma 24 di loro hanno deciso di partire nonostante tutto l'aiuto ricevuto. Se ne sono andati in altri paesi europei, in particolare in Germania. Filipa Soares, Euronews in Portogallo.